di quella che è stata la trattativa e di qual è stato il vero oggetto del consenso del consumatore. D'altronde, non credo che anche su questa questione abbiate paura delle intercettazioni. Almeno in questo Concluda, caso onorevole proviamo a non imbavagliare nessuno. Grazie, Presidente. Presidente. Grazie a lei. Ci sono altri? Parere contrario de... onorevole Dall'Osso. No, scusi Presidente, non ho capito. Il parere del governo è contrario. Sì, onorevole Dall'Osso, è contrario. Quindi il parere del governo è contrario. Il parere No, del ma governo è contrario. sicuramente ha sbagliato, non Va voleva dire bene. contrario. È assolutamente a favore. D'altronde sono etici, giusto? Siete etici, giusto? Allora non potete non cambiare idea. Cambiate idea, tanto lo sapete che la maggioranza vota come dite voi. Non mi sembra che diciamo cose strampalate. È per la trasparenza, siete trasparenti. E allora? A me l'altro giorno mi hanno truffato e io non posso risentire questo file Concluda, audio. onorevole Dall'Osso. Grazie. Grazie a lei. A Ci titolo ripensi, ci personale è iscritto a parlare ripensi. l'onorevole Crippa. Grazie Presidente. Io vorrei ricordare a tutta l'Aula che quando ci sono due parti che stipulano un contratto, sembra quantomeno doveroso che entrambi siano in possesso di quanto hanno stipulato. Vado al notaio, mi rilascio una copia. Vado in banca, chiedo una carta di credito, mi rilasciano una copia, vado, lo faccio online, mi rilasciano un contratto con le condizioni che ho firmato. Ecco, questo non avviene oggi per le compagnie telefoniche che di fatto ti fanno fare un contratto di natura telefonica, ma mi è capitato personalmente di dover chiedere conto di un contratto stipulato telefonicamente e mi è stato vietato. Mi è stato vietato. Per riuscire ad averlo avrei dovuto fare un ricorso tramite avvocati che personalmente mi costava di più rispetto a quanto la mia condizione economica in quel momento riusciva a dimostrare che avevo ragione e pertanto la cifra non valeva la pena del ricorso che avrei messo in atto. Io vi chiedo, è normale secondo voi questo sistema? È un emendamento di buon senso che permette al consumatore di essere in possesso degli strumenti gli stessi che ha l'operatore telefonico. Gli stessi, non vi stiamo chiedendo nessuna vessazione contro gli operatori telefonici, ma un diritto del consumatore. Grazie. Grazie a lei. Vi sono altri che intendono intervenire? Pisano. Onorevole Pisano. Onorevole Pisano, deve Sì, parlare, prego. no, ok, volevo dire, normalmente quando si...